Renzo e Natalino ci hanno introdotto a quelle che sono le tradizioni del paese di Bellissimi, e specialmente a quella delle mongolfiere, che è un po' quella principale. Ma come si fa a valorizzare e conservare un patrimonio come questo in un paesino piccolo come Bellissimi? Questo lo chiediamo a Giovanna Marzuoli, ovvero la presidente dell'associazione Amici di Bellissimi. Ciao Giovanna. Allora, tu sei la presidente dell'associazione Amici di Bellissimi, ma mi raccontavi che non sei proprio di qui. Come sei arrivata a Bellissimi e soprattutto come mai sei diventata presidente di questa associazione? No, io non sono di qui, io sono figlia di abruzzesi, nata a Sanremo e arrivata qui per amore, perché ho conosciuto il mio marito ai tempi della scuola, eravamo quasi compagni di scuola, innamorata di lui, poi l'ho seguito e ho cominciato a frequentare questo posto all'età di 16 anni. Come sei diventata presidente e come mai hai deciso di diventare presidente di questa associazione? Intanto abito stabilmente qui a Bellissimi da 11 anni. Siamo tornate qui nel paese nativo di mio marito perché cercavamo la casa dove vivere gli anni della nostra terza età. E abitando qui nel borgo ho voluto fare qualcosa per il paese. Io ho sempre partecipato a tutte le manifestazioni, gli eventi, le feste che venivano organizzate durante l'anno. Il presidente era il precedente presidente prima di me, Peppino Trincheri. E Peppino era giunto ormai alla fine di questo impegno, per sua scelta, ha voluto lasciare perché sentiva giunto per lui il momento di lasciare, e per me è stata l'occasione di impegnarmi in prima persona per l'associazione, per il paese, dalla quale tanto avevo ricevuto, soprattutto in quanto ad accoglienza, perché io qui, pur non essendoci nata, mi sentivo a casa ogni volta che tornavo, sentivo più appartenente a questi luoghi che non ai luoghi dove io sono nata, avendoci vissuto molto poco. Uno dei motivi che mi ha convinto a diventare presidente dell'associazione Amici di Bellissimi, che opera sul territorio da più di 30 anni, ma che si è costituita associazione solo 8 anni fa, uno dei motivi è stato proprio condividere le finalità che questa associazione si prefigge, che è quello di impegnarsi per salvaguardare, conservare, promuovere l'identità di questo paese, della sua storia, con la sua storia, le sue tradizioni, impegnarsi per la salvaguardia dei beni materiali, dei beni artistici e naturali. E questo mi sembrava doveroso verso questo piccolo paese. Mi raccontavi dell'importanza del valorizzare e di conservare il tesoro di tradizioni, di bellezze naturali, artistiche di questo paese. Ma come si fa a fare un lavoro di questo tipo in un paese di poco più di 50 abitanti? Io credo che la molla e il segreto sta proprio nell'attaccamento e nell'amore che gli abitanti hanno per il proprio paese, per il luogo che abitano. Un attaccamento che porta quasi ad una forma di gelosia verso le proprie cose, verso le proprie case, verso i propri terreni, verso i propri uliveti, proprio perché c'è questo attaccamento, perché lì uno ha le sue radici, ci sono le proprie radici, e credo che sia proprio questo, ecco, questo desiderio di salvare ciò che ti appartiene, e solo questo, solo l'amore per il proprio paese. Dalle tue risposte sembra molto molto importante la comunità, l'insieme di legami umani che uniscono questo paese. È davvero così importante? Assolutamente sì, assolutamente. Quando si condividono e si vogliono realizzare dei progetti appunto condivisi, e se non esistesse questa coesione sarebbe impossibile raggiungere anche quello che noi riusciamo a raggiungere. Una piccola comunità come la nostra, il nostro paese è composto da
una cinquantina di abitanti, ma che operano nell'associazione, siamo molti meno. Ed è una cosa che anche se non si vede si sente. Già ti ho detto, chi visita questo paese si accorge della presenza di questa comunità, comunità attiva, che lavora seriamente, proprio spinta da questo legame forte che ha per questo, per il nuovo territorio. Ed è un legame che si è, credo, anche creato. C'è stato veramente un momento particolare della storia di questa comunità intorno agli anni 20, cioè gli anni 20, gli anni 60, la presenza di un asilo infantile. Un infantile che raccoglieva i bambini dell'età prescolare ma anche scolare per tutto il giorno, dando a questi bambini accoglienza, un luogo caldo, un pasto, ma anche un insegnamenti, anche cultura. E questo era appunto il lascito della famiglia Magliani, bellissimi, che alla loro morte, non avendo figli, ha deciso di lasciare l'edificio in cui che loro avevano abitato negli ultimi anni alla comunità, perché diventasse appunto un asilo infantile. Sono state scelte le suore della madre Rossello di Savona, che potessero gestire questa realtà educativa. E questo credo che sia stato un momento forte che ha inciso molto sull'aggregazione, sulla comunità, perché molte delle persone che vivono qui, bellissimi, hanno trascorso molti anni della loro infanzia qui nell'asilo, dove potevano fare i compiti se erano nell'età scolare, ma dove potevano stare in compagnia, dove si faceva musica, teatro, ricamo, cucito. E poi loro creavano, le suore erano riuscite proprio a creare intorno a loro una comunità. Loro erano l'elemento aggregante. Organizzavano feste di compleanno, organizzavano la festa di Natale, cose che nelle famiglie povere, semplici, fatte, insomma. Quindi questa è stata sicuramente una realtà molto importante che ha influito tanto nella creazione di questa comunità, nella coesione. L'aver condiviso questa esperienza. Ed è molto forte ancora l'attaccamento ai luoghi, alla casa, all'edificio, per tutto quello che questo rappresenta. Infatti, per il Fai Marathon del 2015, parlo dell'ottobre del 2015, quell'anno eravamo stati scelti dal Fai locale come luogo per vivere la giornata del Fai Marathon. La giornata di questi anni viene organizzata in varie città d'Italia, dove le persone possono scoprire dei luoghi. Quell'anno per la Liguria era stata scelta benissimo. Abbiamo organizzato una passeggiata, una maratona, e i visitatori venivano accompagnati in parecchi luoghi, dal pozzo, dall'antico pozzo, che era il luogo dove ci si approvvigionava di acqua potabile fino ai primi del Novecento, all'officina del Mongolfiere, appunto all'asilo infantile. Venne appunto in questa occasione questa idea di riadattare i locali di questo dell'asilo infantile, che negli ultimi anni era stato lasciato proprio all'abbandono, all'incuria, di ripulire, di riadattare anche sui suggerimenti degli anziani, ricreare l'aula, i bambini vanno compiti per giocare, la sala dove si organizzavano gli incontri importanti delle suore con le autorità, la stanza dove si andava a cucire, dove si andavano a fare le prove di teatro. In occasione proprio del Psy Marathon rimettemmo in piedi i locali dell'asilo infantile. E fu una grande gioia, soprattutto per gli anziani che avevano frequentato queste stanze, questi locali, ritrovarli così come li avevano vissuti loro 60 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa. Questi murales di cui mi parlavi sono delle opere statiche, sono sempre quelli, oppure vengono modificati o aggiornati ogni anno?
iniziato il primo con un unico il primo murale si è realizzato dal maestro Stefano Ferravenni, un pittore torinese di fama internazionale, che ha realizzato sulla strada principale che divide il paese nella parte bassa e nella parte alta, ha realizzato un mongolfier che sogna la sua prima mongolfiera e ha immaginato che mongolfier avesse pensato e progettato la sua prima mongolfiera insieme alla sua scimmietta Elio, proprio qui, a Bellissimo, seduto su un tronco che era luogo d'incontro per le persone del paese dopo il lavoro, naturalmente è frutto dell'immaginazione, ma di lì poi dopo è partita la voglia di continuare. Quindi questa Negli anni tradizione è successivi, continuata. sì, il primo è stato realizzato nel 2010. E a seguire ogni anno se ne realizza uno, due, un anno addirittura tre. Quest'anno è stato realizzato il 14° murales da parte dell'artista Alessio De Fendini, che ha realizzato bellissimi messaggi, o messaggi bellissimi. L'immagine di un contadino che viene portato verso l'alto da una mongolfiera e dalla mongolfiera escono tanti aeroplanini di carta che sono appunto messaggi bellissimi. Come nasce quindi questa tradizione dei murales che si affianca a quella delle mongolfiere? Che oltre a fare i lanci delle mongolfiere, a costruire le mongolfiere qui in paese durante le feste principali, ma anche fuori in paesi vicini che ci invitano durante le loro feste a fare questo, oltre che a organizzare anche incontri, laboratori con i bambini, anche nelle scuole. Abbiamo l'anno scorso, insieme al Comune, organizzato un concorso di disegno per mettere ad artisti e agli artisti di realizzare queste murales sull'abitazione del posto. Nasce dall'intento di far conoscere questa nostra tradizione e tradizione, perché oltre che nel costruire le mongolfiere, nel lanciarle e nel organizzare spesso incontri con i bambini per raccontare, per parlare di questa tradizione. Ad esempio, durante l'anno scolastico 2015-2016, insieme alle insegnanti della scuola elementare di Dolcedo, abbiamo portato avanti un progetto che si chiamava Anche io disegno i balùi. Le insegnanti si sono impegnate a far conoscere questa tradizione locale ai bambini, ispirandosi anche al libro scritto dallo scrittore storico locale Natalino Trincheri. E poi hanno invitato i bambini ad esprimere anche loro pittoricamente la loro idea di mongolfiera dopo questa preparazione. E oltre poi ad organizzare officine, laboratori, anche sempre per i bambini, sono 2 anni che siamo presenti ad esempio nell'Expo della Valprino con un laboratorio. Invitiamo i bambini anche a costruire con varie tecniche la loro mongolfiera, tutto sempre per far conoscere, per promuovere questa tradizione che è stata ormai quasi ormai abbandonata da altri paesi. Si costruiscono mongolfiere, forse soltanto più qui a Bellissimi e a Basla. E per cui a me sembra importante poter conservare questa tradizione anche nel farla conoscere. E i murales potevano essere un bel mezzo. E adesso si può fare una visita guidata a questi murales grazie ad una targa che si trova, ad un pannello che si trova all'ingresso del paese, dove c'è una mappa e vengono segnati i murales e come raggiungerli. E poi da delle targhe illustrative bilingue che sono poste accanto ad ogni murales che raccontano di questo, parlano di questo murales, lo descrivono, oltre che parlando dell'autore.